Buongiorno, buongiorno. Oggi è mercoledì 3 giugno, questa è la rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, sono previsti alcuni temporali di calore nel corso del pomeriggio, attenzione, innalzamento delle temperature, vedremo tra poco i dettagli anche di queste notizie riguardo proprio il meteo. Abbiamo in regia questa mattina con noi Massimo Moro, allora col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. L'Alto Adige, 2 giugno, assenze pesanti, tricolore Repubblica Margiacchi richiama il presidente Compaccia. In prima pagina sul quotidiano Alto Adige, giusto onore ai volontari, una squadra multietnica che presta quotidianamente il suo servizio in stazione Bolzano per dare un po' di conforto alle decine e decine di profughi che arrivano ogni giorno sul nostro territorio. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, basi, la protesta dei militari, basi militari, forze armate, punti logistici lussuosi riservati agli ufficiali, i soldati si rifiutano di fare i camerieri ai loro superiori. La cronaca a cura del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten, i timori dei controlli da parte dell'autorità giudiziaria, in particolar modo della magistratura contabile, timori che si riflettono sull'attività politica, sono pochissimi i denari, i soldi utilizzati dai politici altoatesini per quanto riguarda i fondi a loro disposizione. Si parla solo di 36.000 euro utilizzati e spesi, a confronto dei 225.000 euro a loro disposizione. Lo scandalo dell'inchiesta Dunvalder lascia i suoi segni. La cronaca a cura del settimanale VQ, che troviamo come ogni mercoledì insieme al Dolomite in edicola, ci si occupa del futuro dell'Italia, quindi anche della provincia di Bolzano riguardo l'economia. Sappiamo gli annunci da parte degli esperti, la recessione è ormai alle spalle, ma non mancano rischi e punti di domanda anche per il futuro. Il quotidiano Tageszeitung si occupa di politica per quanto concerne la formazione della giunta comunale di Bolzano. Sappiamo la coalizione, c'è chi annuncia di dover tornare alle urne perché non sarà facile avere un patto di governo. Klaus Ladinser, vice sindaco uscente, si dice comunque fiducioso. Passiamo a livello nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera. La resa di Blatter, mi dimetto, indagato nello scandalo FIFA, lascia a 4 giorni dalla sua rielezione sospetti sul vice, una mail lo accusa. Per quanto riguarda la cronaca a livello nazionale, Partito Democratico, dopo le regionali, lo scontro arriva in tribunale. De Luca, sappiamo uno dei vincitori di questa campagna, denuncia Bindi e chiede di modificare la legge Severino. Rosy Bindi dice è un'azione strumentale. Sempre per la cronaca, il Viminale manda più migranti al nord, quote dell'Unione Europea, un nuovo stop. E poi l'errore di non pagare di più coloro che hanno una laurea. Visco di Banca Italia dice salari simili a quelli dei diplomati. Le imprese così non sono stimolate a misurare la qualità. Chiudiamo con il Sole 24 Ore. Grecia e inflazione spingono euro e rendimenti dei bond. BTP al 2% in tensione, bonus e bund, spread a 140 punti. E ancora sempre sul quotidiano economico, troviamo la notizia che interessa da vicino il mondo del calcio, il calcio degli scandali, la resa di Blatter, lascio la guida della FIFA. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano, con il dettaglio come sempre della cronaca della prima pagina di uno dei due quotidiani italiani, il Corriere dell'Alto Adige. Oltre alla protesta dei militari, vedremo tra poco i dettagli di questa notizia. L'avvertimento che arriva dall'SVP per voce di Gian Claudio Bressa: alleanze in gioco, il futuro dell'autonomia. Dopo il voto bisogna rafforzare il legame naturale con il Partito Democratico. Questo è un patto strategico. Profughi, il questore tranquillizza, igiene pubblica, nessun rischio. E poi organici, la Durner Ambiente rilancia, passaggio al colosso cinese. Silvestri dice assumeremo 20 collaboratori entro il biennio. Turista germanico, la cronaca nera purtroppo ancora in prima pagina, ancora una volta la vittima è un centauro, la tragedia si è consumata con l'albo. I dettagli di questa notizia li troviamo anche sul nostro sito internet goinfo.it. Una nuova tragedia della strada per quanto riguarda
le moto che hanno l'abitudine di viaggiare sulle nostre strade. Andiamo allora a vedere il dettaglio della notizia di apertura. Basi logistiche, la protesta dei soldati. I militari si rifiutano di servire nei centri vacanza di lusso riservati agli ufficiali. Gettonate le strutture altoatesine. Diversi uomini hanno chiesto di essere trasferiti in altra sede, dice uno dei legali coinvolti. Un esempio per capire di cosa stiamo parlando. Sull'Alpe di Siusi, a prezzi da last minute, solo 35 euro per la pensione completa nella struttura Villa Hauserer. Ad esempio, una bottiglia di Lagrein costa meno che al supermercato. Gli ospiti possono pagare i soggiorni solo con denaro contante. La cronaca che riguarda i profughi, e salute pubblica, nessuna emergenza sanitaria. Il questore Carluccio dice: abbiamo personale preparato nelle stazioni. E per la cronaca nera, l'incidente, come detto poco fa, i dettagli li troviamo anche sul nostro sito goinfo.it. Frontale con una motocicletta, muore un turista germanico. L'incidente alle 17, vedete i dettagli di questa tragica notizia. A perdere la vita un uomo di 52 anni che era in sella ad una Yamaha. Nonostante l'intervento dell'elicottero del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Lasciamo il sito goinfo.it, lasciamo anche il Corriere dell'Alto Adige, andiamo a vedere il dettaglio della prima pagina del quotidiano Alto Adige. Abbiamo visto le polemiche riguardo le celebrazioni per il 2 giugno, festa della Repubblica, alcune assenze definite pesanti. Vedremo tra poco cosa è successo a Palazzo Ducale. La squadra multietnica dei volontari, anche qui vedremo tra poco il dettaglio di queste notizie. E poi ancora ladri in azione in Piazza Mazzini a Bolzano, ladri che hanno svaligiato l'appartamento all'ora di pranzo, i proprietari erano in vacanza, la porta è stata forzata utilizzando un cacciavite. Previsti 35 gradi, sappiamo, attenzione per i prossimi giorni, ma già da oggi pomeriggio sensibile innalzamento delle temperature in 2500 al Lido e arriva il caldo africano. Troppi concerti, pochi spettatori, gli appuntamenti a Bolzano, 100 proposte in un fine settimana, le occasioni sprecate. Poi a Corona la vecchia Calcara torna a funzionare. Le operazioni nella Calcara sono state raccontate a pagina 34 da Bruno Tonidande. Andiamo a vedere allora il dettaglio della notizia di apertura. Tricolore, il prefetto richiama Compaccer, il monito di Margiachi per lo sgarbo del 24 maggio. L'unità del paese è un bene di tutti. Il governatore intanto ha disertato la cerimonia di Palazzo Ducale. Solidarietà e orgoglio, una grande festa popolare. In 400 alla Corsa delle Penne Nere per sostenere i vari progetti in Africa, folla in Piazza Walter accanto ad Esercito e forze dell'ordine per la tradizionale esposizione dei mezzi e per un contatto ravvicinato con i vari rappresentanti dei vari corpi. Andiamo a vedere l'emergenza migranti dalla prima pagina. Gli angeli della stazione tra i disperati in fuga. In prima linea i volontari che ogni giorno aiutano i profughi che arrivano a Bolzano. Più ancora del cibo sono importanti le informazioni per come raggiungere le mete e quindi passare innanzitutto al confine del Brennero. Una giovane di origini marocchine dice: queste persone hanno bisogno di trovare qualcuno che, dopo tante sofferenze, le faccia un po' sorridere e sentire al sicuro. Dopo aver vissuto 20 anni per strada, dice Maurizio, con il suo riscatto, aiutando gli ultimi, ho ritrovato la voglia di rimettermi in gioco grazie al volontariato. In tema proprio di migranti, al Brennero l'emergenza è silenziosa. I profughi accampati in stazione e negli stanzini abbandonati dalle ferrovie. Ricordiamo che tutto questo accade nel 2015 in provincia di Bolzano. Lasciamo la cronaca in lingua italiana e andiamo a vedere la cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten. Ci si occupa delle notizie di apertura, e cioè l'utilizzo limitatissimo dei fondi a disposizione dei politici dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ex presidente della provincia Luis Donvalder. Allora, questi fondi sono 225.000, fino adesso sono stati utilizzati solo 36.000 euro, ovviamente. Il timore è quello di nuovi controlli, nuove inchieste da parte della Corte dei Conti. Sempre per la cronaca, un richiamo a pagina 11 della notizia che abbiamo visto poco fa in apertura, e cioè l'innalzamento delle temperature dalla giornata di oggi e per i prossimi giorni si arriverà a punte di 35 gradi. Sempre per la cronaca bilancio da parte dei vertici dell'assessorato alla sanità della provincia di Bolzano.
Riguardo le richieste di risarcimento, ortopedia è uno dei reparti che vede più coinvolto questo sistema di richieste dopo gli sbagli compiuti in sala operatoria e non solo. La festa della Repubblica, raccontata a pagina 15, del quotidiano in lingua tedesca, l'esposizione in Piazza Walter e il classico ricevimento al commissariato del governo e sappiamo le polemiche per alcune assenze definite pesanti. E una foto più che curiosa ad Innsbruck, una mucca è riuscita a entrare in autostrada. Grazie all'intervento di alcuni automobilisti e delle forze dell'ordine, subito dopo l'animale è stato condotto in salvo. Nessun incidente causato da questo insolito utente dell'autostrada oltre confine. È tutto anche per la cronaca in lingua tedesca. Noi ora ci fermiamo qualche istante e poi andiamo insieme a vedere che tempo farà nella giornata di oggi e nei prossimi giorni. Il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Specca Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. La prima immagine ci porta a vedere qual è la situazione. Questa mattina, alcuni minuti dopo le 6, a Riva di Tures, vedete cielo terso, senza nuvole. Sarà così per gran parte della giornata, esclusi alcuni temporali di calore. Ci spostiamo con la prossima immagine sull'altopiano del Renon. Siamo sopra la città di Bolzano, alcune foschie innocue. Come nostra abitudine andiamo a vedere qual è la situazione all'imbocco della Val Venosta e rimanendo alle porte dell'abitato di foresta diamo un'occhiata alla suggestiva immagine che ci arriva dalla direzione di Merano. Come sempre anche oggi la collaborazione con gli esperti meteo ci permette di dare un'occhiata alle immagini del satellite, immagini più che eloquenti, assenza di nuvole, le ultime nuvole hanno già lasciato il nostro territorio. La grafica allora per capire quello che ci attende sia oggi sia nei prossimi giorni, una particolare attenzione alle temperature massime che sono in sensibile risalita. Vedrete oggi arriveremo a 32 gradi nelle ore centrali a Bolzano, 31 gradi a Merano, temperature molto alte anche negli altri centri della provincia, 28 gradi a Silandro, 31 gradi addirittura a Bressanone, si sfiorano i 30 gradi a Brunico, 27 gradi a Vipiteno. Vi faccio notare le temperature minime a Bressanone, 15 gradi come temperatura minima, così come anche a Merano, e 16 gradi a Bolzano. Io vi ricordo come sempre che gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Un appuntamento da non perdere per la giornata di oggi, continua al Forest Shop di Foresta, l'esposizione dei lavori, dei prodotti, di design dei ragazzi della Libera Università di Bolzano. www.goinfo.it www.video33.it è il nostro sito internet a vostra disposizione. Questa è la rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali all'interno della Mediateca Online, i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore, come sempre aggiornamenti meteo in tempo reale, e avete, sapete ormai da circa un mese, a disposizione anche una rassegna stampa in breve. www.goinfo.it è il portale all news da non perdere, da non dimenticare, per rimanere informati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. L'avete visto poco fa anche nel corso della nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio come sempre per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete è il giorno perfetto per le decisioni importanti, soprattutto se si tratta di investimenti economici e se sono scelte che possono cambiare la tua vita. Toro, grandi doti relazionali al lavoro, un po' meno in amore. Oggi riuscirai a catturare l'attenzione del tuo referente, un po' meno eloquente in amore. Gemelli, oggi certo non le mandi a dire, soprattutto al partner. Sei in una fase di rottura, giornata confusa, ma Marte è combattivo. Non avrai il tempo di annoiarti. Cancro, amore coccolone se c'è, lavoro nella norma. In linea con un generale senso di rilassatezza che caratterizzerà tutta la settimana.
Leone, la stanchezza ti tira brutti scherzi. Giornata confusa eppure produttiva, ma lo scoprirai solo domani. Vergine, ma quanta passione, caro Vergine. Grazie a Venere, la tua giornata inizia e finisce con il buon umore. Bilancia, e Venere prima o poi torna a farti scoprire quelle emozioni che pensavi non avrebbero più trovato spazio nelle tue corse quotidiane. Scorpione, ostacoli e imprevisti di ogni genere, ma non rientrerai a casa finché non avrai portato a termine quanto avevi pianificato per la giornata. Sagittario, qualcosa non andrà come da programmi, ma la determinazione è senza dubbio uno dei tuoi caratteri distintivi e oggi ne avrai ennesima conferma. Capricorno, adrenalina, questo è quello che ti serve. Prendi la situazione di petto, dai un calcio alla lentezza, crea l'energia che ti serve. Acquario, la mente è sveglia, ma il corpo dorme. Prenditi cura di te. Pesci, umore ballerino, puoi innervosirti con poco e rischiare di parlare troppo, o in preda all'ira dire cose che non pensi e mai diresti.